Buon pomeriggio, ecco qui a Sestri Ponente, come abbiamo detto l'altra volta, vogliamo illustrare le 48 formelle che sono state installate lungo via Biancheri nel portico che vediamo qui alle mie spalle. Sono 48 formelle che narrano di personaggi sestresi, non personaggi illustri, però molto popolari, sia esercenti, sia dei tipi curiosi, che fanno parte di una storia ormai scomparsa. E l'idea era venuta all'amico Attilio Caneva, che purtroppo, come sapete, è mancato recentemente, è una cosa grande e dolorosa. È doloroso anche il fatto che questa, diciamo, galleria sia praticamente incompleta. L'idea era di abbassare notevolmente tutte le formelle allo stesso livello che potessero essere ben viste dal pubblico passante, con delle descrizioni per ogni personaggio, cosa che ha cominciato a fare, ma poi si è trovato in difficoltà soprattutto con l'intendenza delle belle arti, che non voleva che le formelle fossero così, diciamo, a contatto col pubblico, ma fossero messe in una situazione ti vede, non ti vedo, il che invalidava naturalmente quello che sarebbe stato lo scopo principale, cioè spiegare ai sestresi, a quelli che passano sotto i portici, alcune storie interessanti della vecchia Sestri. Ora andiamo a visitare uno per uno queste 48 formelle, descrivendo i personaggi ivi raffigurati. Seguiteci. Certamente saian, in ricordo per me. Prima formella, Pasqua do Puntinetto, si chiamava Pasqua Pitaluga. Era una vecchietta mite e serena, un po' curva sotto il peso degli anni, che erano davvero tanti. Nata a Sestri nel 1877, dove sempre visse nel popolare quartiere di Lardara, pochi sanno che il suo cognome era Pitaluga. In tutta la sua lunga vita la nonnina ha sempre lavorato sodo. A 14 anni entrò a far parte del personale della fabbrica di capelli Angelo Bagnara, dove, tra gli altri, aveva fatto l'apprendistato un certo Borsalino. Erano i tempi dei cilindri, delle bombette, delle pagliette e dei copricapo a pelo per gli ecclesiastici, che la ditta confezionava anche su ordinazione. Ma anche quelli, durante la Prima Guerra Mondiale, in cui si lavorava sodo, di giorno e di notte, per rifornire all'esercito dei beretti grigio-verdi. Intorno al 1940 la fabbrica cessò l'attività e Pasqua, dopo una cinquantina d'anni di scrupoloso servizio, venne collocata in pensione. Nonostante l'impiego del lavoro quotidiano, da tempo si era trovata un'occupazione supplementare. Infatti, nel 1919 aveva assunto l'incarico di mantenere pulita e ordinata la cappelletta di Nostra Signora dell'Annunziata, eretta dai sestresi nel 1828 sul ponte del Cantarena, quale ringraziamento per i pochi danni subiti dal terribile terremoto di quell'anno. Fino ad allora, la chiesina, costruita sul terreno di proprietà del barone Giuliano Cataldi, nel punto dove da tempo immemorabile c'era un semplice muretto sul quale era stata dipinta la Madonna, era stata custodita da tale Francesca Stolfi, che ne aveva anche curato, tramite offerte popolari, il decoro e l'arredamento. Il 25 marzo di ogni anno, festa dell'Annunziata, Pasqua era sempre indaffaratissima a ordinare i fiori dell'altarino e dell'interno del tempietto, perché quel giorno l'arciprete dell'Assunta veniva a impartire la consueta benedizione. Questa tradizione si ripeteva anche la sera del Venerdì Santo, con la processione del Cristo Morto, essendo la cappelletta il confine di ponente della parrocchia dell'Assunta. Aveva una memoria di ferro e, discorrendo, ricordava spesso con piacere il viaggio a Roma in occasione dell'anno santo. Era stato il più lungo di tutta la sua vita, e l'inaugurazione del monumentale organo dell'Assunta, avvenuta nel novembre 1898 con un concerto del maestro Lorenzo Perosi. «Sono contenta, diceva negli ultimi tempi, di essere vissuta tanto a lungo da vedere il viaggio sulla Luna. Sono cose tanto grandi che non riesco a capire, ma ho acceso una lampada votiva e pregato nella cappelletta per l'incolumità di quei bravi padri di famiglia». E mai
questa li ha messi per alle cume in amore e mai ci me l'andio.